Nel gennaio del 1944, le truppe alleate iniziarono la lenta avanzata attraverso l'Italia per liberare Roma dai tedeschi. Dopo mesi, sferrarono l'attacco lungo la linea difensiva tedesca che passava a sud della capitale, la linea Gustav. Grazie alla conformazione montuosa del territorio, costituiva un baluardo naturale contro il nemico. Inoltre, nel corso dei mesi, era stata rinforzata con truppe scelte. Per 5 lunghi mesi, in pieno inverno, gli alleati cercarono di sfondare il fronte tedesco. Divisioni americane, inglesi, neozelandesi, indiane, polacche e francesi furono impegnate in 4 aspre battaglie prima di riuscire a piegare la resistenza nemica. Ecco ciò che accadde a Monte Cassino. L'obiettivo degli alleati era attaccare frontalmente il monastero per conquistarlo, ma data la posizione, l'impresa non era facile. Arrivò il sergente e disse di raccoglierci in un punto del campo dove ci aspettava il prete per un'ultima benedizione. Pensai tra me e me, l'ultima? Non ho molte speranze di sopravvivere allora. Penso che avrebbero dovuto evitare l'assalto a Monte Cassino. Sarebbe stato meglio aggirarlo. Siamo stati davvero a un passo dalla morte. La battaglia fu terribile. E le perdite enormi. Monte Cassino fu teatro di scontri violentissimi nel corso di una guerra già di per sé logorante. Le operazioni in quell'area causarono fra gli alleati inglesi e americani accesi contrasti sulla strategia da seguire. Nel corso dei combattimenti venne rasa al suolo l'antica abbazia, importante centro artistico e culturale, casa madre dell'ordine benedettino e cuore del monachesimo occidentale. Gli attriti fra gli alleati spiegano in parte le grandi difficoltà incontrate per conquistare Monte Cassino. Gli americani erano contrari a un intervento in Italia. Pensavano che questa campagna si sarebbe trascinata a lungo, ritardando così un'operazione a cui essi tenevano maggiormente. Si trattava dell'operazione Overlord, cioè lo sbarco in Normandia. Era un intervento determinante, che avrebbe consentito di aprire un nuovo fronte nell'Europa continentale. L'obiettivo di Churchill era impegnare i tedeschi su diversi fronti per disperdere le loro forze. L'Italia rappresentava un ottimo diversivo in previsione dello sbarco in Normandia. Le truppe nemiche si sarebbero in gran parte concentrate nella penisola, facilitando così l'intervento alleato in Nord Europa. In particolare nella Francia settentrionale, ma anche sul fronte orientale dove combattevano le truppe di Stalin. Secondo i piani di Churchill, l'Italia doveva essere occupata, i Balcani messi a ferro e fuoco, le isole greche liberate e la Turchia coinvolta nella guerra. Era indispensabile sconfiggere il nemico colpendo l'Italia, che Churchill aveva definito il ventre molle dell'asse. Gli americani appoggiarono malvolentieri la campagna d'Italia. Per questo motivo non inviarono uomini, rifornimenti e armi in numero sufficiente a garantire una rapida vittoria. Inoltre, fra i comandanti alleati si era creato un certo attrito. Il generale statunitense Mark Clark, a capo della Quinta Armata, era giovane e ambizioso. Aveva poca simpatia per gli inglesi. Infatti, i suoi rapporti con il responsabile delle operazioni in Italia, il generale inglese Sir Harold Alexander, erano pessimi. Si dice che il generale Clark fosse anti-britannico.
In realtà era solo interessato alla propria carriera. Era molto ambizioso e chiunque lo avesse intralciato sarebbe diventato suo nemico. Riteneva che gli inglesi ostacolassero i suoi progetti, per questo non li vedeva di buon occhio. Ma se un suo collega americano lo avesse osteggiato, non avrebbe esitato a scontrarsi anche con lui. Sul fronte italiano, i tedeschi avevano schierato militari molto esperti. Le operazioni erano guidate dal feldmaresciallo Albert Kesselring. Kesselring proveniva dall'aeronautica ed era stimato dai collaboratori e dalle truppe. Si dimostrò molto previdente e lungimirante, soprattutto quando capì che gli alleati sarebbero sbarcati in Italia. Comprese che la strategia migliore sarebbe stata una lenta ritirata risalendo la penisola. Le operazioni a Monte Cassino furono dirette dal generale Fridolin von Senger und Etterlin. Si dimostrò molto abile nel predisporre i preparativi per la difesa. Anche nell'infuriare della battaglia riuscì a mantenere il sangue freddo e a comprendere le necessità dei suoi uomini. Seppe infondere loro coraggio, elaborando un piano d'azione efficace e fornendo alle truppe i mezzi e le armi di cui avevano bisogno. La linea Gustav attraversava la principale via che metteva in comunicazione il nord e il sud della penisola, unendo Roma e Napoli. Questa linea difensiva, che si snodava lungo i rilievi montuosi, tagliava a metà l'Italia da una costa all'altra. Il monastero benedettino è situato in cima a uno sperone. Ai suoi piedi sorge la cittadina di Cassino, servita dalla via Casilina che collega nord e sud. Nelle vicinanze, fra le aspre pendici dei monti, nasce il fiume Rapido. Le sue acque corrono impetuose verso il mare e in alcuni punti risulta molto difficile attraversarlo. La catena montuosa, la città e il fiume contribuirono a intralciare lo sfondamento alleato nell'ampia vallata dell'Iri. Da qui le truppe potevano raggiungere facilmente Roma. Come tutti i luoghi sopraelevati, era un posto strategico dal punto di vista militare. Costituiva un enorme vantaggio, poiché consentiva il controllo del territorio sottostante. Lassù sorge l'abbazia di Monte Cassino. La via Casilina passa ai piedi della collina e prosegue fino a Roma. I tedeschi impiegarono 3 mesi a preparare le difese lungo questa fascia dell'Italia centrale che va dall'Adriatico al Golfo di Gaeta. Il fulcro dell'intero apparato difensivo era proprio il monastero. Non ci si poteva arrampicare sulla collina senza essere scoperti perché lungo i fianchi non cresceva molta vegetazione. Inoltre la vallata è pianeggiante ed era difficile avvicinarsi al monastero senza essere visti. Ma per raggiungere la valle dell'Iri bisognava necessariamente passare per Monte Cassino. Monte Cassino era l'ostacolo principale lungo la via per raggiungere Roma. Hitler aveva ordinato alle truppe di combattere fino all'ultimo anche per un solo metro di terra. Gli uomini di von Senger erano pronti a obbedire. La valle di Cassino fu allagata per impedire il passaggio dei carri armati. Lungo le rive del fiume Rapido furono collocate mine e filo spinato. Sul versante occupato dai tedeschi furono posizionati mortai e mitragliatrici. La città fu evacuata, gli edifici più grandi trasformati in fortini e quelli più piccoli distrutti per liberare la visuale del campo di battaglia. Lungo i fianchi del monte vennero allestiti bunker e casematte che avevano le pareti e il tetto protetti da una spessa lastra d'acciaio.
Vennero realizzate anche piazzole più piccole, rivestite di cemento. Lungo il crinale, su ogni piccola altura, vennero poste mitragliatrici in modo che il fuoco incrociato coprisse l'area circostante. Diverse postazioni dislocate lungo i monti erano in grado di scatenare, nel giro di pochi minuti, un micidiale fuoco di sbarramento con mortai e artiglieria. Le truppe che assediavano Cassino erano in trappola. Durante il giorno non si poteva accendere il fuoco. Se i tedeschi scorgevano anche un solo sottile filo di fumo, sparavano in quella direzione. Era impossibile muoversi, il nemico ci teneva d'occhio. Eravamo costantemente sotto il tiro dei mortai e dei cannoni. A volte per rappresaglia rispondevamo al fuoco. E a quel punto si scatenava l'inferno. Il 15 gennaio del 1944, la quinta armata del generale Clark, cui appartenevano reparti americani, inglesi e francesi, si spinse a fatica sotto la linea Gustav. L'assalto cominciò il 17 gennaio. 48 ore erano però troppo poche per preparare un attacco decisivo. Il risultato fu disastroso. Le truppe inglesi provarono ad attraversare il fiume in prossimità della costa, ma rimasero bloccate e non riuscirono ad allargare la testa di ponte. La 36esima divisione americana Texas, al centro dello schieramento, venne completamente annientata in un paio di giorni. Per raggiungere il fiume rapido, le truppe furono costrette ad avanzare per circa 3 chilometri in un terreno paludoso, disseminato di mine e filo spinato. Alcuni attacchi vennero sferrati di notte, con la nebbia, sotto il tiro delle mitragliatrici e dell'artiglieria pesante. Alcuni reparti tentarono di attraversare le acque vorticose del fiume, ma furono respinti. Per permettere il passaggio dei carri armati, i genieri tentarono di costruire dei ponti, che però vennero distrutti. Nonostante le difficoltà, il giorno successivo le truppe alleate riuscirono a superare il corso d'acqua, ma senza carri armati e con scarse munizioni. La testa di ponte non poté essere mantenuta. Al termine della seconda notte d'assalto, oltre la metà degli uomini era morta in combattimento. Le truppe alleate volevano attraversare il fiume rapido per irrompere sulla linea Gustav e indurre i tedeschi a esporsi. Ma l'operazione fallì per diversi motivi. Innanzitutto era pieno inverno e le condizioni climatiche non erano certo favorevoli. Inoltre le truppe erano costantemente sotto tiro. I tedeschi erano riusciti a consolidare le loro posizioni lungo la linea di difesa. Ogni sforzo per attraversare il corso d'acqua e stabilire una salda testa di ponte o per far giungere i carri armati sull'altra riva fu assolutamente inutile. Solo sulla fascia destra dello schieramento gli alleati riuscirono a progredire. Circa 3 chilometri a monte della città di Cassino, la 34esima divisione americana riuscì ad attraversare il fiume. E dopo 8 giorni di combattimenti giunse ai piedi della montagna che si erge nella valle del Rapido. I soldati dovettero scalarne il versante scosceso. Il loro obiettivo era il monastero, luogo strategico per dominare la vallata sottostante. Si arrampicarono a fatica per una settimana, aggirando i ripidi spuntoni rocciosi dai quali i tedeschi scaricavano micidiali raffiche di mitra. Arrivò il maresciallo e ci spiegò il piano d'assalto. Alle 3 dovevamo aprire il fuoco di sbarramento e alle 3:15 cominciare ad avviarci lungo la collina. Seguimmo gli ordini. All'ora convenuta iniziammo la scalata. Ma mentre ci arrampicavamo per il sentiero, improvvisamente fummo colti da una scarica di fuoco nemico. Gli uomini della 34esima divisione giunsero a circa 900 metri dall'abbazia, ma lì si fermarono, stremati dalla fatica.
Uno dei nostri si gettò a terra per ricaricare l'arma, ma una bomba a mano tedesca, che chiamavamo schiacciapatate, gli rotolò vicino. Andò a finire proprio sotto di lui e poi esplose, procurandogli una grave ferita allo stomaco. Il soldato si lamentava e aveva paura di morire, ma io cercai di rassicurarlo. Gli dissi di calmarsi, di sdraiarsi per terra e di non muoversi. Dopo 3 settimane e mezzo si concluse la prima battaglia di Monte Cassino. La Quinta Armata era riuscita a superare il fiume alla sinistra dello schieramento, ma con gravi perdite. Sulla destra si era spinta a fatica lungo il crinale e al centro era stata respinta. Le difese tedesche, messe alla prova, avevano resistito bene, anche se alcuni reparti erano stati duramente colpiti. Von Senger, nel complesso, era soddisfatto dell'esito dei combattimenti. Si giunse ai primi di febbraio del 44. Bisognava affrettare i tempi. 3 divisioni dell'ottava armata britannica marciarono in direzione di Cassino per lanciare un secondo attacco. Ma 80 chilometri a nord, ad Anzio, 2 divisioni della quinta armata rischiavano di essere annientate. Preoccupato dalla lentezza delle operazioni in Italia, Churchill aveva infatti insistito per tentare uno sbarco anfibio ad Anzio, alle spalle della linea difensiva tedesca. Il primo ministro inglese voleva aggirare la linea Gustav e avanzare verso Roma grazie a uno sbarco sulla costa laziale. Anche se l'operazione fosse fallita e i tedeschi non fossero stati sconfitti, la manovra avrebbe obbligato i nemici a richiamare alcuni reparti dalla linea Gustav. Questa così si sarebbe indebolita e gli alleati ne avrebbero approfittato per colpire. Il primo attacco contro Monte Cassino non era riuscito. Era stato preparato frettolosamente perché doveva coincidere con lo sbarco avvenuto ad Anzio il 22 gennaio. Gli alleati ritenevano che questa operazione avrebbe intimorito i tedeschi, inducendoli a ritirarsi. Ma il risultato fu ben diverso. Infatti, gli anglo-americani riuscirono a far giungere ad Anzio solo un contingente limitato, che non fu una minaccia per i tedeschi. Avendo a disposizione solamente 2 divisioni, stabilire una testa di ponte e avanzare per conquistare terreno era un'impresa impossibile. Purtroppo bisogna riconoscere che la campagna d'Italia fu sottovalutata. Infatti, ebbe sempre un ruolo di secondo piano rispetto all'operazione Overlord, conosciuta come lo sbarco in Normandia. Il generale Kesselring credeva di poter facilmente ricacciare in mare gli anglo-americani sbarcati ad Anzio. Intanto, gli alleati decisero di ripetere l'assalto a Cassino, sperando che una parte delle truppe tedesche si ritirasse per contrastare lo sbarco. L'intervento ad Anzio avrebbe dovuto favorire le operazioni di Cassino, ma accadde esattamente il contrario. Fu pianificato un nuovo attacco nell'area del monastero impiegando truppe del Commonwealth britannico. La 4ª divisione indiana e la divisione neozelandese erano composte da reparti scelti. Rommel considerava i soldati neozelandesi abili ed esperti. Anche la 4ª divisione indiana era molto apprezzata e formata da militari di carriera altamente specializzati. Alcuni soldati appartenevano alle comunità Sikh e Gurkha, altri erano di nazionalità britannica. Le divisioni erano comandate dal generale Bernard Freiberg, pluridecorato durante la Prima Guerra Mondiale e famoso per il suo coraggio e la sua determinazione. Chi aveva conosciuto Freiberg lo descriveva come un uomo molto coraggioso. Col tempo, però, la sua competenza è stata messa in dubbio. Alcuni pensano che fosse un ottimo generale, ma non in grado di gestire responsabilità così alte. Probabilmente le operazioni a Cassino erano destinate a fallire comunque e nessuno avrebbe potuto evitarlo. Anche i tedeschi, nelle medesime circostanze, non avrebbero saputo fare meglio. Il piano predisposto dal generale per il secondo assalto era semplice. La divisione neozelandese avrebbe dovuto conquistare la stazione ferroviaria a sud di Cassino
per consentire ai mezzi corazzati alleati di aggirare la città, raggiungere la valle dell'Iri e da qui arrivare a Roma. Contemporaneamente, sui monti, la divisione indiana avrebbe ripreso l'attacco nel punto in cui gli americani erano stati bloccati, spingendosi lungo lo stretto crinale che portava al monastero. Secondo questo piano, l'abbazia si sarebbe trovata al centro dei combattimenti, poiché era considerata il caposaldo della difesa tedesca. In realtà, le truppe naziste non si erano insediate al suo interno. Anzi, avevano anche provveduto a mettere in salvo le opere d'arte che vi erano custodite e a evacuare quasi tutti i religiosi, eccetto l'anziano abate e 6 monaci. Freiberg si trovò di fronte a una scelta difficile. Era sicuro che i nemici avessero scavato trincee fin sotto le mura del monastero e che l'abbazia ospitasse contingenti di truppe armate. Si discusse molto sull'opportunità di bombardare Monte Cassino. Pensavamo che il monastero fosse occupato dai tedeschi, anche se loro sostenevano il contrario. Non posso affermare con certezza che i tedeschi fossero nell'abbazia, né che vi avessero allestito postazioni di tiro. Sicuramente la usavano come osservatorio, perché dallassù si domina tutta la vallata. Freiberg sosteneva la necessità di bombardare il monastero e anche molti americani condividevano questo punto di vista. Erano convinti che i tedeschi si fossero asserragliati all'interno portando anche armi. Perché non bombardarlo? Valeva la pena rischiare? Perché far morire tanti giovani lontano dalla loro patria solo per evitare di colpire un monastero? Temendo che i nemici potessero essersi rifugiati nell'abbazia, i comandanti neozelandesi non vollero correre rischi. Così decisero di bombardarla. I tedeschi si nascosero fra le macerie solamente dopo il bombardamento. Non prima? No. La mattina del 15 febbraio 1944, l'abbazia di Monte Cassino fu bombardata con tonnellate di esplosivo. Le mura perimetrali rimasero intatte, ma i chiostri interni, la chiesa e gli edifici del monastero furono completamente distrutti. Dopo il bombardamento, i soldati esultarono e festeggiarono. Vivevano la distruzione di quell'edificio come una liberazione. Era diventata quasi un'ossessione per loro. Penso che non ci fosse alcuna necessità di distruggere il monastero. Non servì a nulla. Anzi, dopo i bombardamenti, le rovine furono usate dai tedeschi come rifugio. L'abate e i pochi monaci rimasti si salvarono. Inoltre firmarono una dichiarazione con la quale confermavano l'assenza di soldati tedeschi all'interno del convento. La distruzione di Monte Cassino sollevò accese polemiche e, paradossalmente, non portò alcun vantaggio alle truppe alleate, pur essendo stata pianificata per agevolarle. Dopo il bombardamento, le truppe alleate non si lanciarono immediatamente all'assalto. Le operazioni rallentarono per alcune ore.
Prima della ripresa dei combattimenti, i tedeschi ebbero così tutto il tempo di posizionare le mitragliatrici fra le macerie per tenere sotto tiro le truppe in avvicinamento. Quando il monastero venne distrutto, il mio reggimento si asserragliò all'interno. Le rovine costituirono una poderosa fortezza. Gli indiani, impegnati sul versante montuoso, occuparono metà del lungo e stretto crinale che portava alla collina del convento. A circa 900 metri di distanza era stata individuata una piccola altura chiamata Quota 593. Sarebbe stata una base ideale per l'assalto all'abbazia, ma era in mano tedesca. Per tre notti di seguito, le truppe indiane e inglesi avanzarono carponi lungo lo stretto crinale per espugnare la quota 593 e raggiungere il monastero. Inizialmente venne impiegata una sola compagnia, poi un battaglione e infine addirittura tre. I risultati furono deludenti e gli assalti vennero respinti con gravi perdite. Gli alleati furono costretti a rinunciare al loro piano perché ogni notte metà dei soldati veniva uccisa o ferita. Gli uomini che si salvavano erano sempre troppo pochi per portare a termine l'operazione. A valle, invece, l'obiettivo di Freiberg era la stazione ferroviaria. La sua azione sembrava destinata al successo. Di notte, due compagnie della divisione neozelandese, dopo strenui combattimenti, riuscirono ad appostarsi in un punto sicuro. Ma il mattino seguente, i tedeschi contrattaccarono impiegando carri armati e fanteria. I neozelandesi dovettero ripiegare. Oltre la metà dei soldati venne uccisa o ferita. Alcuni hanno criticato Freiberg per la sua decisione di ritirarsi e far cessare i combattimenti proprio quando i neozelandesi erano quasi riusciti a conquistare Cassino. Ma la scelta di interrompere gli scontri fu giusta. Infatti, non avrebbe ricavato alcun vantaggio dalla conquista della stazione ferroviaria. Era inutile occupare la stazione o altri edifici circostanti senza espugnare il monastero. I tedeschi dall'alto, fra le rovine dell'abbazia, tenevano d'occhio le posizioni nemiche. In qualunque momento potevano aprire il fuoco. Anche prendendo il controllo della stazione, il vero pericolo era il colle del monastero. Nel frattempo, i tedeschi avevano sferrato un pesante attacco contro Anzio. Gli anglo-americani riuscirono a non arretrare, ma sapevano che il nemico avrebbe colpito di nuovo. Per questo era indispensabile sfondare a Cassino. Gli alleati avevano tentato, invano, di rompere il fronte nemico, ma c'era un'ultima possibilità: un attacco da nord su due direttrici, una verso la città e l'altra lungo le pendici della collina del monastero. Sul terreno della prima si sarebbero potuti usare anche i carri armati a sostegno della fanteria. Il successo del piano avrebbe portato alla conquista della città e dell'altura che la domina, permettendo ai mezzi corazzati alleati di raggiungere la valle dell'Iri e infine Anzio e Roma. Si ideò anche un'ulteriore tattica di supporto alle truppe di terra. Per colpire Cassino e i tedeschi fu deciso di impiegare anche la componente aerea, cioè centinaia di bombardieri. I bombardieri pesanti erano l'unica arma in grado di supportare la fanteria. All'epoca nessun altro mezzo sarebbe stato altrettanto efficace. Ma questa scelta creò parecchi problemi, poiché americani e inglesi non erano ben addestrati nel coordinare l'azione delle forze aeree con quelle di terra. Inoltre, non era mai stato sperimentato l'impiego di questo tipo di aerei da guerra come supporto alle truppe terrestri. Intanto, i tedeschi si erano predisposti per la difesa. Lungo le pendici della collina avevano posizionato l'artiglieria pesante, mitragliatrici e mezzi corazzati. In città avevano mimetizzato carri armati e armi automatiche nelle massicce case di pietra.
Le truppe, ormai stanche, erano state sostituite da un corpo d'élite, la divisione paracadutisti Hermann Göring. Era composta da 7 battaglioni che 3 anni prima, a Creta, avevano sconfitto gli stessi reparti del Commonwealth, ora schierati a Cassino. Le condizioni meteorologiche avverse influirono sull'inizio dei combattimenti. Era necessario il bel tempo affinché i bombardieri potessero entrare in azione. Ma piovve ininterrottamente per 3 settimane. Le truppe furono costrette ad aspettare. Il 15 marzo finalmente il tempo migliorò e si diede il via all'operazione Bredman. Oltre 500 bombardieri sganciarono più di 1000 tonnellate di bombe sulla cittadina di Cassino. Ecco come avvenne. Immaginate che questa sia la direzione dei monti. Non si avvicinarono frontalmente, ma volarono lungo la vallata e bombardarono. Una strategia mai usata per gli attacchi in prima linea. Due colonne neozelandesi, precedute da carri armati, si diressero verso la città. Una terza, invece, si avviò verso il monastero per scacciare i tedeschi dalla Rocca Janula, una fortezza strategicamente rilevante, posta a metà strada fra Cassino e l'abbazia. La distruzione della città di Cassino fu un errore con gravi conseguenze per le truppe alleate. Le macerie impedirono i movimenti dei carri armati e i soldati rimasero quasi intrappolati tra le rovine. Dovette intervenire la fanteria, combattendo corpo a corpo. I carri armati e i soldati non riuscivano ad avanzare bloccati dalle macerie. I tedeschi, nascosti fra le rovine, intralciarono ancor di più le operazioni, anche se metà dei loro paracadutisti era già morta. Durante la notte, i tedeschi inviarono rinforzi e concentrarono la resistenza attorno a 2 grandi alberghi cittadini nella zona sud della città, il Continental e Le Rose. I combattimenti e i tentativi di conquistare le pendici della collina erano a un punto morto. Rocca Janula fu espugnata dalle truppe indiane che resistettero una settimana senza cibo e acqua. I tedeschi persero un intero battaglione nel tentativo di riprendere la posizione. Alcuni miei compagni prestarono delle barelle ai tedeschi per portare via i soldati morti tra le macerie. Ricordo che ce le restituirono con un biglietto di ringraziamento. Dopo 5 giorni e 5 notti di combattimenti continui, le truppe alleate erano esauste. Freiberg si rese conto che la seconda divisione neozelandese non era più in grado di avanzare. Gli uomini erano allo stremo delle forze, perciò decise di sospendere l'azione. Temeva che lo scontro si sarebbe trasformato in un massacro, come era successo nella battaglia di Passchendaele durante la Prima Guerra Mondiale. I paracadutisti tedeschi avevano avuto la meglio. Il generale inglese decise di mantenere le posizioni senza rischiare uomini in nuovi attacchi. In effetti, la divisione indiana e quella neozelandese non si ripresero dalle gravi perdite subite. Il 24 marzo terminò la terza fase della battaglia di Cassino.
seguì un periodo di calma di 6 settimane. Ad Anzio, intanto, la testa di ponte era stata consolidata. Il generale inglese Alexander era libero di studiare con cura un piano d'attacco. Scelse il luogo e il momento più adatti per agire. Non voleva sfondare solo a Cassino, ma sperava di accerchiare e sconfiggere tutte le forze tedesche in Italia. L'ottava armata, guidata dal generale americano Lees, stava risalendo lungo la costa adriatica dopo lo sbarco in Sicilia. La quinta armata americana, invece, si trovava in difficoltà dopo la sconfitta a Cassino. I generali Alexander e Lees predisposero un piano per far intervenire l'ottava armata trasferendola vicino alla città. Alexander preparò un piano d'azione contro l'intera linea difensiva nemica, dalla costa fino agli Appennini. I tedeschi avrebbero dovuto respingere un attacco coordinato su un fronte di oltre 30 chilometri. Dopo lo sfondamento, gli alleati avrebbero spinto i tedeschi dalla valle dell'Iri fino a Roma. Alexander voleva impiegare le divisioni rimaste ad Anzio per bloccare la ritirata nemica. Le armate tedesche sarebbero rimaste intrappolate a sud di Roma nella morsa creata dai contingenti di Cassino e di Anzio. Non avrebbero avuto scampo. Una strategia imponente e preparata con cura. L'obiettivo era quello di travolgere il nemico, colpendolo prima su un fronte ampio e costringendolo poi in un settore molto ristretto. Alexander pianificò tutto con la dovuta calma. Non voleva rischiare di invischiarsi in un'altra manovra affrettata. La segretezza e gli stratagemmi adottati furono determinanti. Gli spostamenti delle truppe vennero fatti all'insaputa dei tedeschi. Furono coinvolte anche delle divisioni polacche e furono loro assegnati radiotelegrafisti di lingua inglese per evitare che i tedeschi li identificassero perché parlavano polacco. Inoltre, venne preparato un piano di copertura, far credere ai tedeschi che l'attacco alleato si sarebbe verificato con uno sbarco anfibio a nord di Roma, a Civitavecchia. Il piano funzionò alla perfezione. L'attacco fu del tutto inaspettato e i tedeschi furono colti di sorpresa. Era l'11 di maggio. Il sole stava tramontando e tutto sembrava tranquillo. Non si sentiva nemmeno il rumore degli spari in lontananza. Un mio compagno, appostato in una buca, continuava a ripetere che c'era qualcosa di strano. L'ora stabilita per l'attacco ai tedeschi era alle 11 di sera. La BBC di Londra avrebbe trasmesso un segnale per dare il via all'operazione. La nostra prima linea e quella americana avrebbero aperto il fuoco contemporaneamente. L'intero fronte, fin dove arrivava lo sguardo lungo i monti e in direzione di Napoli, si illuminò improvvisamente. Ci fu una luce abbagliante. Tutti i pezzi d'artiglieria spararono simultaneamente. Le cannonate sembravano non finire mai. Così cominciò l'offensiva. Lungo la costa, due divisioni americane furono respinte dai tedeschi. Nell'entroterra, due divisioni francesi avanzarono verso i monti Aurunci. Nella valle del Rapido, teatro della prima sconfitta, i reparti indiani e britannici riuscirono ad attraversare il fiume. Infatti, la fanteria era seguita da carri armati che trasportavano pezzi di ponte mobile.
I mezzi si fermarono al centro del fiume e i genieri collegarono le varie parti consentendo il passaggio sull'altra riva e allargando così la testa di ponte. Sull'altro lato del fronte, i polacchi trovarono grandi difficoltà a sconfiggere i nemici sui monti e i primi attacchi notturni fallirono. Le perdite furono numerose, ma si continuò l'offensiva contro gli avamposti tedeschi. I reparti polacchi cominciarono ad avanzare solo in seguito al successo dell'attacco francese nei pressi dei monti Aurunci. La linea di difesa nemica iniziò ad arretrare. Inoltre, le truppe inglesi avevano superato il fiume rapido, costringendo i tedeschi a ritirarsi. Erano circondati. L'abbazia fu abbandonata e i soldati polacchi la conquistarono. La notte del 17 maggio ricevemmo l'ordine di ripiegare. Risalimmo il versante della collina verso l'abbazia. Lassù venni ferito. Mi trascinai i carponi fino all'infermeria da campo allestita fra le rovine. All'alba vedemmo arrivare dei soldati. Pensavamo fossero gli inglesi, poiché gli alleati portavano tutti la stessa uniforme con l'elmetto piatto. Ma quando si avvicinarono, scoprimmo che erano polacchi. Ci spingemmo a metà strada lungo la vallata e poi ci fermammo, consolidando le posizioni. Tutti quanti vedemmo che in cima alle rovine dell'abbazia sventolava la bandiera polacca. Guardando verso il basso, invece, vedemmo arrivare i tedeschi, con la bandiera bianca. Si arrendevano. L'assedio era finito. Nel mio diario scrissi: 18 maggio, un giorno memorabile per l'ottava armata. I britannici sono entrati a Cassino. Un gran giorno anche per i polacchi. La loro bandiera sventola sul monastero. Con il generale Lees sono andato a Cassino. È un ammasso di macerie. Sembra irreale. Le rovine dell'abbazia dominano ancora la città. Dopo svariati giorni di combattimenti, le ultime linee difensive tedesche crollarono. L'avanzata degli alleati lungo la valle dell'Iri fu intralciata da mine e trappole esplosive, dalla retroguardia tedesca e dalle perdite fra le truppe anglo-americane. Tra i soldati, l'entusiasmo per la vittoria di Cassino durò poco. Alla gioia subentrarono sentimenti di delusione, frustrazione e collera, poiché pochi mesi dopo dovettero tornare a combattere. Gli alleati erano riusciti a rompere l'accerchiamento nemico ad Anzio e avrebbero dovuto avanzare verso est per impedire la ritirata tedesca da Cassino. Ma il generale Clark improvvisamente dirottò gran parte delle truppe verso Roma, lasciando i tedeschi liberi di ritirarsi verso la linea gotica. Qui gli alleati dovettero affrontarli nell'inverno tra il 44 e il 45, subendo numerose perdite. Clark subì molte critiche per questa scelta. Secondo molti studiosi, il generale statunitense prese questa decisione solo per soddisfare un'ambizione personale. Voleva entrare a Roma vittorioso. Ma questo cambiamento di programma ritardò l'avanzata degli alleati verso il nord Italia. Americani e inglesi erano molto diffidenti tra loro. Clark era convinto che il generale Alexander non gli avrebbe mai permesso di entrare per primo a Roma. Clark si considerava quasi un eroe. Dal suo punto di vista, la gloria per la liberazione della capitale gli spettava. Era la giusta ricompensa per tutto ciò che l'esercito americano aveva patito.
Il generale visse il suo momento di gloria il 4 giugno del 44, quando l'esercito statunitense entrò a Roma. Ma dopo sole 48 ore, il suo trionfo venne messo in ombra dallo sbarco in Normandia, che apriva il tanto atteso secondo fronte nell'Europa continentale. La strategia decisa dai grandi leader dell'alleanza prevedeva che lo sbarco in Normandia fosse seguito dall'occupazione del sud della Francia da parte dell'esercito alleato. A tale scopo, il generale Alexander fu costretto a cedere 7 delle sue migliori divisioni presenti in Italia. Avendo meno truppe a disposizione, dovette rinunciare all'idea di scacciare rapidamente i tedeschi dalla penisola. Fu la deludente conclusione di una campagna lunga e frustrante. La causa principale di ciò che accadde in Italia fu la strategia messa in atto, che si rivelò essenzialmente errata. Non si decide di invadere una penisola montuosa cercando di risalirla partendo dal sud. È una mossa sbagliata. Ancora oggi è una questione aperta. Esisteva una possibile alternativa alla campagna d'Italia? Ci si chiede se i sanguinosi scontri di Cassino fossero giustificati. Io credo che lo fossero. Infatti, nei combattimenti durante l'offensiva di primavera, i tedeschi impiegarono corpi scelti e reparti d'élite. In questo modo si trovarono scoperti in Normandia e nell'Europa nord-occidentale, dove quelle divisioni sarebbero state un grosso ostacolo per la vittoria alleata. A Cassino ci sono 5 cimiteri di guerra, uno per ciascuna nazione che partecipò alla battaglia. In quello tedesco sono sepolti 20.000 soldati. I turisti visitano la città e l'abbazia ormai ricostruita. Le croci che si stendono a perdita d'occhio ricordano al visitatore il sacrificio di coloro che morirono in questi sanguinosi combattimenti. A Cassino si combatté per una striscia di terra per mesi e mesi, con continue avanzate e ritirate. Vorrei che nessuno si trovasse più a vivere momenti tragici come quelli che affrontai allora. Sulla montagna, lungo le aspre pendici della quota 593, è stata collocata una lapide commemorativa che recita: «Per la nostra libertà e la vostra, noi soldati polacchi abbiamo dato l'anima a Dio, la vita al suolo italiano e il cuore alla Polonia».